siccome sono zatteroni, c'era gente che stava lì per salvarci, io se mi buttavo, se, mi buttavo senza pensare, potevo cascare un zattero o cosa e ammazzarmi lì. Allora mi sono lasciato scivolare piano piano. Siccome però al largo c'era l'incendio, tutta lì sotto sta, c'era già l'incendio da Barbiano, ma c'era le lingue di fuoco che lì non si passava. Quando mi sono buttato, io non portavo il senso a gente, perché quando, come ripeto, prima stavamo in torretta e tutti ce l'avevamo sganciato perché stavamo stretti con questo servagente, allora stavamo appesi da un coso. Quando ci fu sto siluro che sentì che la mano cominciava a incendiare, si era incendiata, che veniva su il vapore dei cose e fuoco, chi ha fatto prima è uscito, perché c'era il sportellone così, c'era, capito? Cioè, una volta deve uscire. E io mi sono trovato senza salvagente, e lì è stata fortuna mia. Sembra strano, ma è stata fortuna mia, perché io mi sono trovato senza salvagente. Ho potuto fare, boh, non mi ricordo io, se ho fatto 50, 170, 80 metri, mo so, a distanza di me, sotto le fiamme. Quando sono all'altra parte, perché da sotto si vede, quando è finito l'incendio, si vede da sotto l'acqua, che non c'è più. Dall'altra parte c'era uno che mi sono girato attorno, c'era un cadavere. C'era un cadavere che galleggiava, io gli ho levato il salvagente a quello e me l'ho infilato io, perché tanto a lui gli serviva più oramai.